niente, un regalino. Ancora? Un altro regalino? E che è oggi? Che è? Sorpresa. Sorpresa, non lo so. Una radio sveglia a quarzo, tecnologie giapponesi, televisorini da scabile a cristalli lì, queste sono le cose tu. Carta, strappa. Si rovina la carta. No! L'orologio di nonno, con la locomotiva dietro. Mamma mia. Bellissimo questo orologio. Io mi ricordo ancora che io al nonno gli chiedevo ogni due minuti, nonno, che ora è? Nonno, che mi piaceva questa cosa che lui lo cacciava dal taschino, no? Quando stavi malato, lui te lo faceva tenere, allora ti lasciavi fare le punture, eh? Questo si apriva pure, eh? Qua. Ricordo. Dentro erano tutti scritti in inglese, guarda. Ah, francese, francese. Bello. Solo mi dispiace che te lo devi togliere per darlo a me, l'orologio di tuo padre. Tienilo tu, va, mi dispiace se no, veramente. Per me è uguale. Io preferisco che lo tieni tu. Ma ti giuro, io sono contento del pensiero. Io ci tengo che lo prenda tu. Veramente? Sì. Beh, allora me lo metto. Guarda se cammina, che ora fa? Sì, sì, 1,5. È perfetto. Beh, non è proprio un orologio da blue jeans, ma insomma. Ma che non importa. Scusi, che ora è? L'ora? Sì. Che scherzo. A me mi chiede l'ora che ci avevo fatto qui. 1:05:32. Grazie. Prego, quando ha bisogno. Qualcuno ha bisogno, c'ho l'orologio. L'ora? Certo. 1:05:53. Prego, se ha bisogno lo sa che io. Mamma mia, guarda, sono contento, sai? Questo è proprio un bellissimo regalo, papà. Insomma, a te fa più piacere un orologio che una tema turbo 16 van. Ma chi ha detto questo? Bello. Sono proprio contento. Anch'io sono contento. Senti, ma non è che ci prenderanno per due della parrocchia del capitano Cocchia? Dallo con la parrocchia? Ma ti sei fissato? Non è, se ti dico non è. Ma io ho avuto questa impressione. È impressione, quello è capitano, alto adesino. Era pure alto adesino. Ehi. Ah, grazie, sono già d'accordo col cuoco, mi dia la carta dei vini. Ci porti un prosecco. Ero così fiero io quando ero piccolo. C'avevo un nonno che guidava i treni. Ma per me era. Ti ricordi, no, quando. Quando mamma ha avuto l'incarico di professoressa a Napoli, no? Io stavo là con gli altri nonni. E io lo raccontavo a tutti. Quando sono arrivato, a tutti i bambini, mio nonno di Roma è ferroviere. Facevo, sai, come per dire, mio nonno di Roma è ferroviere. E c'era il nonno di Napoli che mi correggeva sempre. Non è ferroviere, è funzionario delle ferrovie. Mamma mia, mamma. Una sera. A casa c'era un certo professore Nardella, uno che. Allora sai, io piccolo, questa cosa di dirla a tutti, no? Arrivo là, c'era pure il nonno. Arrivo là, dico, professore, sa, nonno di Roma è. Allora ti mostro un nonno che è funzionario ferroviere, una cosa. Nonno di Roma è funzionario sulle locomotive. Imbrogliato. Mamma mia, nonno di Napoli mi ha fulminato, non ci sa com'era lui, no?